Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio mentre mi recco sul mio posto di lavoro. Durante questa diretta parlo di cose che possono essere più o meno interessanti e utili. Stamattina ho pubblicato sulla nostra pagina Segnala la Buca Siracusa, che è la pagina che noi come Comitato Attivisti Siracusani gestiamo, una delle tante pagine, ho pubblicato una tranche del video in diretta che abbiamo fatto su TikTok sabato pomeriggio. E, intanto voglio ringraziare i volontari che erano con me, Riccardo e Silvia, e voglio ringraziare anche quei cittadini e cittadine che ci hanno manifestato complimenti per quello che facciamo, per il nostro volontariato civico. Confidiamo che qualcuno magari faccia qualche donazione nei limiti del possibile. Noi quando mandiamo il messaggio fai una donazione se puoi, chiaramente il messaggio è quello: se potete aiutarci sarebbe meglio, altrimenti va bene lo stesso, vanno bene anche le segnalazioni. Quando potrete poi eventualmente farete una donazione, nessun problema. In questo video che abbiamo fatto siamo praticamente nelle buche che abbiamo messo in sicurezza su Viale Dragati e poi per finire a Viale Scala Greca. Vediamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni pubblicherò qualche altra tranche di video. Da oggi la novità è che man mano che arriveranno le segnalazioni, anziché appuntarcele noi su un documento, diciamo, ho creato questo elenco che già sin da stamattina ho pubblicato sulla pagina Segnala la Buca Siracusa, che è un elenco che via via aggiorneremo man mano che faremo degli interventi. Qual è la differenza rispetto a come ci siamo mossi fin oggi? Fin oggi noi ci siamo mossi che nel momento in cui la signora di ieri sera ha mandato un messaggio: guardi, in via Geli 68 c'è una buca, noi cosa facevamo? Mandavamo un messaggio all'amministrazione, chiedevamo un loro intervento, aspettavamo una decina di giorni e poi eventualmente intervenevamo noi. Da oggi, dato che comunque non abbiamo grandi risposte, anzi direi nessuna, cambiamo un po' l'iter. Da oggi il cittadino ci fa la segnalazione e noi la mettiamo in questo elenco che, con una cadenza, non so se sarà settimanale, manderemo a tutti i soggetti interessati, quindi all'amministrazione sicuramente, ma manderemo anche al gestore del servizio idrico, perché vedete, molte volte le voragini si creano, sono da addebitare al gestore del servizio idrico. Se riusciamo a trovare anche riferimenti email o PEC che siano di altri tipi di sottoservizi, mi viene in mente Open Fiber, eventualmente qualora ci sono degli interventi che possono essere eseguiti da loro, perché magari i lavori sono stati fatti da loro, proveremo a mettere anche loro per conoscenza. Dopodiché in queste mail manderemo anche a qualche giornalista, così nella speranza che ci danno un po' di risonanza, perché noi facciamo volontariato civico e non abbiamo altro modo di far conoscere quello che facciamo se non così, nella speranza che qualche giornalista ogni tanto ci fa qualche, diciamo, qualche passaggio magari. L'altro giorno parlando con un amico mi disse che noi facciamo tantissime cose, però siamo tra virgolette scarsi nella comunicazione, e lo so, però piano piano magari qualche giorno troveremo qualche volontario, qualche volontaria e giornalista che ci vuole aiutare, magari ci preparano loro, hanno le stampe, vabbè, comunque. Allora, l'invito, come dicevo, è nel post pubblicato, è quello nel fare una donazione. Potete donare su PayPal, potete donare sul nostro IBAN, ma secondo me la cosa migliore e più bella da un punto di vista dell'interazione è quello che vi regate presso un ferramento, magari mentre andate a comprare qualche cosa che possa essere utile a voi, e lasciate pagato uno, due, tre sacchi di bitume, poi ci avvisate e noi li andiamo a ritirare. Una signora poco fa ha commentato uno dei
dei miei post scrivendo quanto costa un sacco di bitume. Un sacco di bitume costa dalle 6 euro a salire. C'è l'azienda Boscarino che a noi fa un prezzo di 6 euro, c'è l'azienda, poi con i nomi sono scarsissimo, comunque via Paolo Orsi, che se non ho capito male è 9 euro. Materiale tutto sommato vanno bene un po' tutti, a noi interessa mettere in sicurezza buche stradali, non abbiamo la pretesa di utilizzare materiali eccessi, però mettiamo in sicurezza nelle more che poi le amministrazioni trovino le risorse per riasfaltare. Il nostro volontariato civico si limita appunto a mettere in sicurezza buche stradali. Moltissimi complimenti che ci sono stati fatti per la voragine che abbiamo sistemato sabato pomeriggio, che era davvero la croce di tutti coloro che passavano un gradino enorme, e io come ho risposto a tutte queste persone, essendo una voragine, nel giro di qualche giorno, trattino settimana, via via scenderà, perché purtroppo è una voragine, quindi si presume ci sia un'infiltrazione d'acqua, come sapete l'acqua scava, ma nessun problema, eventualmente appena vediamo che si abbassa un pochettino, magari qualcuno ce lo segnala, ci andiamo e gli mettiamo un altro sacchetto di bitume, chiamiamolo mantenimento, perché è giusto che non ci sia più il gradino e ci sia il più possibile un livellamento del terreno. Io sono quasi arrivato sul mio posto di lavoro, chi vuole venirmi a trovare, mi può venire a trovare dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 tutti i giorni, tranne sabato sono aperto solo di mattina, la domenica è chiuso, in via Raione Secondo numero 12. Altra comunicazione che è molto importante, ci sono dei problemi con la differenziata. Ieri qualcuno, credo dell'amministrazione, ha fatto un comunicato, un qualche cosa che non è ben chiaro, perché poi ieri sera abbiamo ricevuto diversi messaggi dai cittadini che ci chiedevano se oggi la plastica sarebbe stata raccolta. Dai feedback che io fino a qui vi posso dire che molti passaggi della plastica non sono stati fatti, per cui io vi consiglio come sempre, tenete fuori la plastica fino a un certo orario, se vi rendete conto che magari per il primo pomeriggio non è stata ritirata, vi consiglio di rimetterla dentro. Allora, non ci dobbiamo prendere in giro, i cittadini sono stanchi, i cittadini possono capire tutto, possono capire tutte le problematiche di questo mondo, però comincia ad essere pesante, anche perché è una volta perché l'organico ci sono problemi con la piattaforma, e un'altra volta perché ci sono problemi con i ritardi per il ritiro della piattaforma il giorno prima. E fin qui noi considerate che parliamo solo dei residenziali, io ricevo molti messaggi di persone non residenziali, quindi le attività commerciali, che hanno grandi problematiche, ma voi immaginatevi i ristoratori, immaginatevi anche chi produce tantissima plastica e tantissima carta, come possono essere magari i negozi di abbigliamento. Quindi io, come dire, l'appello sarebbe quello di chiedere al gestore, al comune di Siracusa, che magari si sentono tra di loro e cerchino di trovare delle soluzioni. Capisco che può sembrare utopia, perché poi le piattaforme non dipendono né dall'uno e né dall'altro, però non puoi dire tu un giorno prima, quando va bene, guarda domani non garantiamo il passaggio. Signori, state gestendo un'amministrazione, state gestendo un servizio di diversi milioni di euro, non garantiamo, ma potreste anche evitarlo, utilizzare altre parole che possono essere: guardate, abbiamo un problema, un momento di difficoltà, se non arrivate, se non arriviamo a passare, magari gentilmente rientrate dentro il rifiuto. Ma scrivere non garantiamo, boh, mi sembra una cosa per la serie, me ne frega niente, se passiamo passiamo, altrimenti arrangiatevi. Poi penso che le persone comunque siano un po' stanche. Detto questo, io sono praticamente arrivato,
Vi ricordo il servizio WhatsApp per ricevere i nostri messaggi del nostro volontariato civico, che basta mandare un messaggio WhatsApp al 347 10 97 484 con vostro nome, cognome, volontariato, e noi vi rimanderemo le informazioni solo e esclusivamente del nostro volontariato civico. Chi invece volesse ricevere anche i miei messaggi commerciali, stessa procedura, mandare nome, cognome, informazioni commerciali, sempre al 347 10 97 484, e riceverà solo informazioni commerciali. Diciamo che questo tipo di canali sono totalmente separati: chi vuole ricevere informazioni sul volontariato civico riceve solo quelle, chi vuole ricevere informazioni solo dal punto di vista commerciale, delle offerte, delle opportunità, di tutto quello che faccio dal punto di vista lavorativo, riceve solo quello. Molti cittadini ricevono entrambi perché hanno chiesto di ricevere entrambi. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo e una bellissima, splendida giornata. Ciao!